Buongiorno, buongiorno Regione da Zio Vito. Tutto a posto? Si sente in questi giorni un odore in giro nell'aria da noi a Potenza e a Matera, tutta la Basilicata, ma non è l'odore dei pozzi di petrolio, no, no, è odore di merda, scusate, ma no, quella che hanno scavato, che hanno smosso, come dice Zio Vito, no, quella proprio che gli sta venendo un bocchio di persone, ma ognuno, la notte stanno così, che non sanno se citofono, guardia di finanza, carabinieri, vigili urbani, vigili venatori, guarda caccia, chi è, oh cazzo, come si faceva da bambini, e intanto tenendo tutto un po' di paura, mo stanno a ognuno stanno chi parla, chi dice, chi fa. Comunque ho sentito un pochettino, non mi è piaciuto perché a livello nazionale questa cosa, mo la prima pagina se l'è fregata la Basilicata e noi è vero che dobbiamo essere conosciuti ancora, a parte Matera 2019, ma non è che ci dobbiamo mettere proprio in mezzo e che si parla della Basilicata solo quando ci sono queste schifezze qua. Non mi sembra corretto. Comunque, non mi sono piaciuti i politici che, di tutti i partiti, destra, centrodestra, centrosinistra, capacci, tutti i tipi di partiti hanno detto noi rifirmeremo Tempa Rossa, noi facciamo questo perché? Per salvaguardare i posti di lavoro, ma per salvaguardare la salute di cristiani, no. Anche perché se tu a un cristiano ci dai un posto di lavoro e dopo questo, dopo un po' di anni che fatica online di schifezza muore, è meglio che gli dai un locale, così lui con la buona uscita può fare la buona entrata. Non so se mi sono, se mi ho spiegato come parlano alcuni politici nostri locali, mi ho spiegato. Comunque, mo, c'è troppa attenzione su questo fatto del petrolio, no? E non si parla più di Potenza, di problemi di Potenza. Ieri nessuno ha dato la notizia a livello nazionale che hanno fatto una toppa d'asfalto via Ligure a Poggio del Gallo. Ma dico io, ma questo è un evento. E io di mio ci ho messo i soldi, ho fatto un comitato festa a Poggio del Gallo per fare i fuochi, non quelli d'artificio da Vigliano, ma i fuochi cinesi che costano di meno, per festeggiare che hanno fatto una toppa d'asfalto di forse 60 metri. Queste sono cazzo di notizie, ce ne fotte di chi fotte la roba e mette di schifezze di bidone, hanno asfaltato 50 metri di Potenza, mi sono spiegato. E questa è quella che conta. Ah, i festeggiamenti per queste cose importanti, quando li vedrai più 50 metri tu potentina d'asfalto? Anche perché li vedrai forse vedrai l'asfalto color, fra 2-3 giorni già arriva qualcuno che ne scava un fosco, ne mette un tubo, un cazzo, ma dico io, ma quando si fa l'asfalto puntuale, un giorno appresso arriva in impresa, quello giorno dopo sparca quell'asfalto e dice, voglio di mano mettiamo l'asfalto pronto a scavare una volta. Ma di chi? Ma non vi potete scavare la fossa e voi cumogliate voi con tutto quello che avete l'autorizzazione. Comunque, mo, io con motocara ci faccio per sotto, quei 50-60 metri, non mi sembra vero che va liscio, liscio. Mentre io, ma cazzo, che sei, montagna russa. Comunque, durerà poco. Speriamo che ci siano altre notizie del genere, che faranno qualche altro asfalto, qualche altra cosa di eclatante potenza, anche perché un governo, come dicevo io l'altro giorno, ma c'è, non c'è, vanno al comune, vanno a faticare, esiste, non si sente più niente, non si sente più niente. Quasi va chi a Fausinica? Che già lo so che me l'avete proposto, Zio Vito for president, Zio Vito sindaco, Zio Vito qua, Zio Vito là, Zio Vito è solo per manaiole, basta, e chi si va a mettere, e poi Zio Vito, poi dice Zio Vito, fai un comic, ma loro mi hanno fregato un mestiere a me, come ci sono loro i politici, Zio Vito non è capace di fare il cristiano, loro fanno ridere e fanno piangere, questo è bravo, essere attore significa far ridere e far piangere i cristiani, così sono i politici nostri, sono policomici. Zio Vito è solo Zio Vito, ha fatto solo la grande guerra, Zio Vito è semplice, loro sono molto complicati. Beh, ciao ciao a tutti quanti, ci vediamo domani. A corte i fossi.